È stato presentato stamane nella sala del Consiglio Comunale a Marina di Gioiosa Ionica, LISA, un progetto della Croce Rossa Italiana sviluppato con il finanziamento ed il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. LISA è un progetto per favorire l'inclusione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio e vulnerabilità, ma allo stesso tempo accrescere la consapevolezza della comunità sull'importanza di coniugare produttività ed inclusione sociale. Il progetto LISA, che significa lavoro, inclusione, sviluppo e autonomia, è un progetto della Croce Rossa Italiana finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha come obiettivo quello di promuovere e favorire l'inclusione sociale e lavorativa di tutte quelle persone che vivono condizioni di svantaggio e di vulnerabilità e che quindi hanno bisogno di un supporto da parte della Croce Rossa per inserirsi all'interno del mercato del lavoro e più in generale in un percorso di inclusione sociale. Siamo impegnati in tutta Italia grazie all'intervento di 21 comitati territoriali della Croce Rossa, tra cui quello di Riviera dei Gelsomini. Sono contenta, sono felice che quest'oggi insomma si mette un altro punto per quello che è il progetto LISA della Croce Rossa Italiana. Siamo qui nella nostra sala consiliare, quando c'è stata l'opportunità di dove lo presentiamo ci siamo candidati con estremo piacere. Marina di Gioiosa, da questo punto di vista, la nostra amministrazione sin dal suo insediamento ha puntato sull'inclusione a tutto tondo, e quello lavorativo ci sembra un punto che insieme anche agli altri comuni dobbiamo maggiormente sviluppare e cercare di fare rete. Perché? Perché il lavoro in Calabria è importante, ancora di più lo è nella Locride, e quando poi si tratta delle fasce fragili e le più vulnerabili bisogna avere un occhio di riguardo. Quindi io ringrazio Croce Rossa Italiana nella figura di Fernando, il project manager, e la presidente del comitato territoriale Riviera dei Gelsomini, e sono veramente felice, non vedo l'ora che questa giornata abbia inizio. Noi, il nostro comitato oggi rappresenta uno dei 21 presidi regionali che attua tutto quello, che mette in pratica tutto quello che diceva il nostro rappresentante e il nostro project manager della Croce Rossa per quanto riguarda il progetto LISA. Oggi proveremo la Croce Rossa, questo presidio di Croce Rossa proverà ad incontrare la vulnerabilità, quindi nelle figure di queste persone che cercano un'occupazione, e incontrarli con dei datori di lavoro, con delle aziende. Ecco, questo è effettivamente quello che noi stiamo facendo. Materialmente stiamo attuando il progetto LISA attraverso questo incontro matching, che risulterà anche un po' una parola insomma complicata, invece è un incontro che noi facciamo per mettere in contatto i beneficiari con le persone, con le aziende, ecco. E questo è una delle realtà per l'inclusione sociale che la Croce Rossa attua, e a livello nazionale ma anche a livello territoriale nel nostro comitato.